Presidente, c'è sempre un po' di emozione quando siamo qui in conferenza stampa perché mancano pochissimi giorni alla Coppa Teodori, tutto è stato organizzato per il meglio, sarà grande spettacolo. Io lo spero che sia un grande spettacolo, c'è sempre, come ha detto qualcuno, emozione e anche preoccupazione, perché lo sport automobilistico non dobbiamo dimenticarcelo che è uno sport pericoloso, quindi abbiamo bisogno di mettere in atto tutte le precauzioni possibili e immaginabili. Uno spettacolo anche per il parterre di partecipanti, non ci sarà Simone Fagioli che è impegnato negli Stati Uniti, ma sono tanti i campioni delle cronoscalate che lotteranno per il titolo. Anzi, forse anche meglio, perché forse ci sarà naturalmente una maggiore competizione, ecco, fra le seconde file del nostro sport automobilistico in salita. E per quanto riguarda l'organizzazione, come sempre avete ricevuto tanti complimenti, state facendo il massimo per cercare di riproporre anche quest'anno la Coppa Teodori, non scordiamoci mai che è stato un anno difficilissimo. Sì, è stato difficile, abbiamo avuto terremoti, abbiamo avuto la neve, abbiamo avuto tanti di quei problemi, però la forza di questo gruppo è quello di superare anche questi ostacoli così naturali che ci sono piombati addosso. Assessore, una bellissima conferenza stampa, ci siamo emozionati perché quest'anno tutti gli amici del gruppo sportivo e dell'Automobile Club hanno fatto davvero un miracolo per organizzare al meglio la Coppa Teodori numero 56. Effettivamente questa edizione non era sicuramente semplice o facile da organizzare e infatti nei mesi precedenti ci siamo anche interrogati sul da farsi, però il fatto che oggi siamo qui e presentiamo proprio la 56esima edizione è un motivo d'orgoglio e di vanto per tutti quanti noi. L'amministrazione comunale è da sempre a fianco all'organizzazione con un impegno massiccio di uomini e mezzi e appunto questa edizione è importante perché nonostante tutto si ripete questo bel miracolo. Un ringraziamento sentito va a tutti quanti gli amici dell'organizzazione perché a organizzare una manifestazione di questa grandezza nel nostro territorio che ha un impegno economico molto importante e soprattutto organizzativo non era sicuramente facile e quindi siamo veramente contenti perché i numeri sono dalla nostra parte. Ascoli, il territorio piceno, aveva veramente bisogno di questo tipo di manifestazione perché oltre all'aspetto sportivo si dà sempre grande importanza al nostro territorio, una promozione importante per quello che riguarda la nostra città, i nostri prodotti e devo dire che ogni volta annualmente che seguo l'organizzazione i giorni della festa devo registrare interventi entusiastici da parte di tutti quanti gli amici che arrivano da tutte quante le nazioni d'Europa qui nella nostra città, quindi veramente quest'anno non era scontato, il ringraziamento è veramente di cuore a tutti quanti gli amici dell'organizzazione che hanno fatto un grande miracolo. Parliamo anche del gemellaggio con Treveri perché riceverete nei prossimi giorni una delegazione della città tedesca. Sì, appunto, i benefici della Coppa Pallino Teodori sono anche questi, infatti venerdì mattina riceveremo una delegazione composta da una ventina di persone che verrà da Treveri, saluterà il sindaco e porteranno sicuramente il loro attestato di stima e di solidarietà per gli eventi, insomma, non facili che abbiamo vissuto lo scorso anno e quest'anno nella nostra città. Giuseppe Saluzzi, un amico e un collega responsabile della comunicazione della Coppa Teodori, 219 iscritti, quest'anno senza Simone Fagioli c'è incertezza e anche diciamo un gusto particolare nello scoprire chi sarà il vincitore. Certamente, sicuramente gli spettatori avranno un'emozione in più perché purtroppo Fagioli, che noi tutti ammiriamo perché è un campione che ha portato l'Italia ai massimi livelli a livello internazionale e ha raggiunto ormai assolutamente la storia sportiva di Mauro Onesti, che è stato il suo predecessore, guarda caso era toscano anche lui. L'assenza di Fagioli, che è impegnato quest'anno più seriamente nel campionato europeo, ma ha comunque delle macchine del suo team presenti, una di queste è la Norma che guiderà Magliona, il sardo Magliona, che è uno dei papabili alla vittoria e quindi la sua assenza ci lascia questa interessante incertezza per il vincitore assoluto. Vincitore assoluto che si può restringere al nome del Calabrese Scola che vinse un'edizione qualche anno fa, che tra l'altro fu la sua prima vittoria assoluta, e dicevamo di Magliona che è sardo, che guida la Norma identica a quella di Simone. Poi c'è il siciliano Cubeda che esordisce
con una sella simile a quella di Scola. Poi abbiamo ovviamente Christian Merli, che è il suo rivale principale. Teoricamente sarebbe il pronosticato vincitore, ma comunque gli altri non gli stanno tanto lontano, quindi dovrà stare molto attento e essere preciso su un percorso che non permette la minima sbavatura.